Buongiorno a tutti, è lunedì, bentornati a Stay in the Kitchen. Oggi continuiamo con il mondo delle analisi e più nello specifico andremo a capire chi sono gli utenti che arrivano al vostro sito. Gli ingredienti di oggi sono le uova. Ho scelto le uova perché sulla confezione potrete trovare tantissime informazioni sul prodotto che state acquistando. La data di scadenza, la grandezza delle uova, da dove provengono, quindi il paese di provenienza, e anche il tipo di allevamento dal quale sono state prodotte. Come per gli alimenti, siete interessati a conoscere quante più cose possibile su ciò che state acquistando, anche se avete un'attività online, un sito, sarete sicuramente interessati a capire a chi è indirizzato il vostro sito, chi sono gli utenti che vi seguono, chi naviga il vostro sito. Con Google Analytics potrete tranquillamente dare un volto ai vostri utenti, andare a costruire una loro carta d'identità per capire chi guarda i vostri contenuti. Rimanendo sempre all'interno del rapporto pubblico, andando a considerare dei dati demografici, sarete in grado di andare a vedere alcune informazioni inerenti ai vostri utenti. Allora, nello specifico, quando entrate all'interno del rapporto dei dati demografici, andando a considerare la panoramica, vi troverete davanti ad una schermata in cui potrete andare a visualizzare due grafici. Un grafico a barra e un grafico a torta. Quello che potete andare a visualizzare innanzitutto è andare ad inserire il calendario, quindi andate a considerare il periodo che volete monitorare. In questo caso io ho considerato un periodo di un mese, dal 1 gennaio del 2016 al 1 febbraio del 2016. Considerate sempre la metrica che volete andare a visualizzare all'interno dei grafici. Io ho considerato le sessioni, ma trattandosi di un menu a tendina potete scegliere di andare a visualizzare la frequenza di rimbalzo oppure la percentuale di uscite da parte dei vostri utenti e anche altri tipi di metriche. Cosa vedete? Innanzitutto nella panoramica andiamo a considerare l'età dei vostri utenti e le sezioni, in questo caso perché abbiamo scelto la metrica delle sezioni, che vi vengono effettuate. In effetti, se voi col mouse vi portate su una di queste barre, potrete andare a leggere la percentuale di sessione inerenti a una determinata fascia di età dei vostri utenti. Ad esempio, se andiamo a considerare questa barra, possiamo ad esempio vedere che il 20% delle sessioni viene effettuata da utenti che hanno un'età compresa tra i 25 e i 34 anni. Quindi così riuscite a capire a chi sono rivolti i vostri contenuti, chi maggiormente naviga sul vostro sito, quindi riuscirete più o meno a dare un'età a quelle che sono i vostri utenti. Così come potrete capire il sesso, cioè quante persone arrivano sul vostro sito, da un punto di vista percentuale. Ad esempio abbiamo che il 60% sono donne e il 40% sono maschi. Questi ovviamente sono esempi che io ho riportato. Con Analytics riuscirete a capire molte altre cose sui vostri utenti, anche per capire l'indice di gradimento del vostro sito. Addirittura si può anche risalire agli interessi dei vostri utenti. Ovviamente questo lo vedremo nelle prossime puntate, quindi mi auguro che continuate a seguire la rubrica di Stay in the Kitchen. Ci vediamo lunedì.